Village Club Santa Caterina per la 21ª edizione del campionato mondiale di pizza peccante, dove verrà consegnato il trofeo dedicato a Filippo Matellicani. Andiamo a vedere dentro che succede. Ci siamo visti anche l'anno scorso, credo, sono quasi sicura. Com'è andata quest'anno da giudice di fondo proprio, qui vicino a tutti i forni? È andata benissimo, ci aspettavamo il boom, eravamo già pronti a questo evento che i concorrenti sono arrivati quasi tutti allo stesso orario. Eravamo pronti, è andata benissimo, spero che... anche da parte di chi ci vede, dal pubblico, è stata una cosa gradita, organizzata bene, grazie veramente a tutto lo staff e soprattutto al nostro presidente che è stato veramente impeccabile in tutto, che dire, questo mi sento di dire. E siamo con la mente, le braccia e il cuore di questa bellissima manifestazione, presidente Franco Matellicani, siamo all'ultimo giorno, com'è andata quest'anno? Benissimo, più che bene, tre giorni, perché quest'anno, come già avevamo annunciato l'anno scorso, abbiamo aumentato di un giorno, quindi lunedì, martedì e mercoledì sicuramente giornate pesanti, ma sinceramente il sacrificio ne è valsa la pena, perché abbiamo raggiunto un altro obiettivo, quello di 300 concorrenti, 13 delegazioni estere, 16 nazioni regionali italiane, quindi voglio dire una vera e propria esplosione di colori, di sapore e di profumi, perché poi ognuno doveva portare un prodotto dell'eccellenza di provenienza. Quindi è stata veramente una bellissima manifestazione e ancora non è finita, perché ancora le premiazioni che ci saranno lasceranno tantissime sorprese. Poi queste due novità che abbiamo inserito ci hanno dato anche qui fortuna, come dicevo, sempre con un po' di lavoro in più, con uno staff eccezionale, perché se non hai delle persone a fianco che ti aiutano, ti sostengono, chiaramente poi fai fatica a fare tutto da solo. Abbiamo iniziato lunedì con 15 istituti alberghieri tra Basilicata e Calabria, abbiamo coinvolto un sacco di ragazzi dai 15 ai 17 anni, molto entusiasti, contenti, per la prima volta che si cimentava in una competizione del genere, e quindi... è andato tutto bene. Innanzitutto complimenti e poi complimenti doppi, perché tutti i giudici all'unanimità ci hanno confermato che quest'anno il livello è altissimo, forse il più alto di sempre, quindi un valore aggiunto. Beh, da qualche anno a questa parte abbiamo puntato non solo sulla qualità, ovviamente anche dell'organizzazione, che era giusto e d'obbligo, che doveva dare una scossa anche per le tante manifestazioni che vengono svolte sulla pizza in Italia. Noi ci dobbiamo differenziare, è il nostro motto, siamo differenti. E questo ha dato, oltre ai giudici che abbiamo inserito con un cambio totalmente, quasi totale, giudici veramente professionisti, capaci e meritevoli di questa carica. E quindi la qualità in automatico doveva aumentare per forza. La cosa che mi fa ancora più piacere è che il nostro progetto sta funzionando. Abbiamo avuto tantissimi giovani, anche professionisti, quindi
nuovi pizzaioli, nuovi concorrenti che si sono affacciati per la prima volta a questo campionato, quindi ci fanno già sperare che per l'anno prossimo avremo già una base dove poterci lavorare bene. Ultima domanda al volo, poi ti lasciamo perché sei impegnatissimo nell'organizzazione. Qual è il segreto dopo tanti anni per tenere sempre più alto lo standard di un festival che è atteso a livello internazionale e conosciuto a livello internazionale? Ma segreti non ce ne sono, credo che basta la passione. Poi abbiamo notato che ci vuole molta serietà. Ultimamente abbiamo perso un po' quello che sono i valori umani soprattutto. Noi abbiamo creato, come tu sai, anche tantissime emozioni in questi ultimi 3 anni, dove in questa manifestazione, come sapete, abbiamo inserito il trofeo, il Memorial dedicato al mio caro figlio Filippo. E quindi era giusto e doppio che, oltre alla serietà e trasparenza, che era giusto che noi lo dobbiamo fare, anche perché abbiamo un'associazione dietro come l'associazione Noi per Filippo, e non possiamo assolutamente permetterci di fare brutte figure, per l'amor di Dio, non esiste proprio. Il segreto è la passione, l'impegno, la costanza, il lavoro, la credibilità che dai agli altri. Quindi quando hai impostato questo, dopo diversi anni, poi viene tutto in automatico da soli. È chiaro che quello che vorremmo noi, visto che siamo in una regione dove facciamo sempre fatica ad emergere, e lo dico da tanti anni, forse mi sono pure stancato, dovremmo avere più sostegno da parte delle istituzioni, che molto spesso vengono a mancare. Magari danno peso a tante altre manifestazioni che poi non hanno una risonanza, tantomeno né di risonanza mediatica né di risonanza cosiddetto turismo, perché noi qui abbiamo portato 13 nazioni estere, quindi voglio dire, abbiamo creato un movimento che gira oltre 1000 persone in questi 3 giorni. Quindi questa è anche promozione e valorizzazione di un territorio come Scalea, della Riviera dei Cedri e di tutto l'intero comprensorio calabrese. Quindi ogni tanto magari anche un piccolo sostegno ci vorrebbe per spingerci in più a fare meglio, e perché no, magari portare non 13 nazioni straniere ma magari 26. Questo è il nostro obiettivo, poi vediamo, noi finché avremo la forza continuiamo a fare il nostro lavoro. Lo abbiamo fatto per tutti questi anni autofinanziandoci, ringraziando qualche azienda che ci dà fiducia e ci sostiene, quindi se arriva anche questo sostegno, e quest'anno c'è perché abbiamo avuto il patrocinio del comune, dell'amministrazione comunale dopo tantissimi anni, e abbiamo avuto anche il patrocinio dell'assessorato all'agricoltura della regione Calabria. Quindi le buone prospettive ci sono, adesso vediamo di lavorare insieme con loro e l'anno prossimo, perché no, magari fare qualcosa ancora di più bello di quello che abbiamo fatto. Cosa abbiamo realizzato? Allora, abbiamo fatto una pizza con una vellutata di spinaci e fonduta di parmigiano. Poi abbiamo messo una carne di cavallo che è chiamata tordomata delle nostre zone, la zona laziale, e è molto speziata come tipo di carne, quindi non si sente bene questa carne di cavallo perché è ricca di spezie. Poi abbiamo messo, giustamente per dare onore a questa regione, il peperone crusco croccante come una chips, per dare quel tocchino di croccantezza nella pizza, e delle castagne perché sono di stagione. Il tutto a chilometro zero, diciamo. Da 1 a 10 quanto è piccante? 3, perché questo peperone crusco è più da scenografia che da sapidità di piccantezza. Anche se sei molto impegnato, ci puoi spiegare che cos'è al volo? Certo, stiamo facendo una pizza con base nero di seppia. Poi ci sarà una vellutata di piselli, crema di burrata, peperone crusco, tagliatelle di seppia, è un po' complessa. C'è peperoncino, ciliegino, datterino arrimato al bergamotto e filamenti di peperoncino. Qui invece al volo cosa stiamo facendo? Allora, questo è un ragù di seppia con melanzana alla parmigiana, stracciatella di mozzarella di latte vaccina. Il piccante dov'è? Il piccante è nel ragù di seppia, che c'è un pizzico di 'nduja, e sopra c'è un peperone crusco. In che categoria hai gareggiato?
Ho gareggiato in molteplici categorie, le ho fatte quasi tutte a parte la pala e la teglia. Un temerario, quindi com'è andata? Com'è stata questa esperienza, il primo anno che sei qui? Oggi è andata abbastanza bene, meglio di ieri. Ieri ho avuto dei problemi con l'impasto, perciò fa parte del gioco. Qual è la cosa peggiore che ti può capitare qui in una situazione come questa? Non credo che ci sia una cosa peggiore, bisogna sempre trovare il rimedio a tutto e questo fa parte del gioco. Che pizza hai fatto? Gli ingredienti o il... Sì, che pizza hai fatto? Ho fatto una pizza con una doppia crema tipica svizzera, con un mix di frutti di bosco svizzeri, ho fatto una pizza con la prosciutto crudo di cervo, e comunque sia qualcosa di abbastanza raro. Ho fatto un mix di mare provenendo dalla Sardegna con una salsa asiatica, saldati con una salsa asiatica e poi con delle punte di guacamole rivisitato a mia maniera, piccante. Una cosa leggera, insomma. In bocca al lupo allora. Grazie. La possiamo disturbare nell'assaggio col boccone pieno? Come sta andando? Quante pizze ha mangiato innanzitutto in questi giorni? Abbastanza in questi giorni. Come sta andando? Quanta piccantezza c'ha? Questo è abbastanza piccante, il giusto, però non copre gli altri ingredienti, quindi è abbastanza attinente al tema. A livello regionale più o meno come stanno andando? Senza sbilanciarci nei giudizi, ma più o meno i migliori da dove provengono? Insomma, diciamo che abbiamo parliamo anche dell'estero, abbiamo dei francesi che creano dei grandi abbinamenti, è molto raffinata la confezione. L'italiano magari siamo meno perfezionisti, ma più tradizionali, ma anche più forti di sapori, più, insomma, quindi una bella manifestazione. Buon lavoro allora. Giudici che ha avuto l'arduo compito di giudicare questo livello altissimo anche in questa edizione, com'è andata? È andata molto bene, abbiamo visto una crescita professionale che ogni anno diventa sempre più competitiva. Quest'anno abbiamo avuto molti prodotti del territorio e questo fa la differenza. Si può dire già se c'è una regione piuttosto che un'altra che è riuscita a emergere di più in questo campionato? No, diciamo che nel complesso tutte le regioni hanno espresso un buon livello di prodotti, di presentazione di prodotti, bello veramente quest'anno, con un alto livello pure di pizze, e va ogni anno via via crescendo, ogni anno sempre di più. Poi questo campionato serve anche a conoscere delle nuove tecniche di cucina, culinarie, inerenti anche alla pizza. Cosa possiamo scorgere da questa competizione di quest'anno? Ma guarda, quest'anno è stato veramente... un'emozione per essere partecipare di nuovo al campionato della pizza. Notiamo che la qualità dei ragazzi è cresciuta, novità ce ne sono state tantissime, avrete modo di vedere fotografie e quant'altro, contenti così. E andiamo a scorgere anche il parere femminile in questo primo tavolo di giurati, lei come ha visto? Qual è la sua opinione in merito a questa edizione? È stata un'edizione molto... combattuta,
c'è stata molta competizione e beh, poi al rientro da questi due anni molto chiusi, quindi c'è stata molta libertà di espressione e i ragazzi sono migliorati tantissimo perché c'è stata molta creatività nelle pizze. Bene, complimenti a voi per l'ottimo lavoro, allora che vinca il migliore, vedremo chi sarà il vincitore. Grazie. Vediamo il momento dell'assaggio in diretta. Questa pizza fa parte della sezione speciale a parte delle pizze gluten free, ovvero senza glutine. Base margherita, con un po' di piccantino del biologico, fatto casalingo. Quanto tempo di lievitazione gli hai dato? Gli ho dato circa un 15 ore. 15 ore? Sì. Ma in massa o in... È stata in massa, poi l'ho fatto la pallina e poi la sono andata a riposare e a crescere. Perfetto. Benissimo. È la prima volta che si approccia senza glutine o lo fa già di suo? No, io lo faccio ogni tanto, sì. Sì. Come professione? Come hobby, perfetto. Bene, adesso può tagliarla così la assaggiamo. Grazie. Aspettiamo in diretta di vedere il giudizio dei giudici. Mantenendo la riservatezza del giudizio, chiaramente, com'è andata questa sezione della pizza senza glutine? Ma direi che è stata abbastanza, diciamo, consona a quello che è era l'obiettivo, cioè quello di migliorare la qualità della pizza senza glutine, e devo dire che ha fatto passi da gigante questo tipo di pizza, cioè praticamente si avvicina molto a quella normale, e devo dire che è una gioia per chi la mangia, che non poteva mangiarla prima. Sembra anche che il livello di piccantezza sia stato rispettato, mi è sembrato vedere... Questo mi ha fatto piangere però. Questa? Mi ha fatto piangere, però buona. Cioè, la pasta è veramente buona. Signora giurata, qual è la peculiarità, oltre all'assenza di glutine chiaramente, di una buona pizza senza glutine? Quanto è difficile realizzarla? È difficile perché la difficoltà è proprio una difficoltà pratica, la difficoltà nella stesura, nei tempi di fermentazione e di maturazione che sono leggermente diversi. Per cui la difficoltà è, oltre l'abbinamento, trovare gli abbinamenti corretti, è una difficoltà proprio tecnica, pratica. Quindi se ho capito bene, non tutte le pizze con la farina normale possono essere realizzate senza glutine? Non tutte le pizze con gli accostamenti di ingredienti possono poi essere realizzate senza glutine? Beh, diciamo che la pizza senza glutine ha un percorso a parte che ovviamente viene realizzata con farine prive di glutine, possibilmente in natura privi di glutine. Poi gli ingredienti possono essere uguali delle pizze convenzionali, però ovviamente non devono essere contaminate, per cui devono essere già ingredienti, devono essere già prescelti e selezionati che devono essere senza glutine, dichiarati, certificati. Quello un po' il nocciolo, diciamo, della questione. Il gluten free oggi, diciamo, rispetto a quello che poteva essere qualche anno fa, è un prodotto, è diventato un alimento quasi convenzionale, perché abbiamo una qualità, si è raggiunta una qualità veramente altissima, dove il celiaco si può pregiare di avere un'alimentazione normale come tutti gli altri. Siamo con Stefano Pistollato, direttore della società 5 Stagioni, main sponsor di questo importantissimo evento. Perché si sceglie di finanziare eventi come il campionato mondiale della pizza? Allora, questo è un campionato mondiale molto particolare perché è il campionato mondiale della pizza piccante, quindi ha una sua realtà storica, perché la 21ª edizione, una realtà culturale che è quella della calabrese, insomma, dove il peperoncino è una delle essenze veramente più importanti. Noi collaboriamo con loro per la serietà che ha dimostrato Francesco Matelicani in questi anni, perché è una gran bella realtà che è cresciuta molto ed è diventata internazionale. Con loro poi ci sono tanti altri progetti che ci permettono di costruire un rapporto che non è solo l'evento in sé, ma è continuativo durante tutto l'anno. Quindi è una cosa che diciamo sponsorizziamo proprio perché
di tante che ce ne sono, questa si è distinta nel meglio. Pizza Margherita vinta però dal Team Spagna. Come ti chiami e com'è vincere una cosa così? Mi chiamo Marco Bianchi e vabbè, quando vinci realmente le sensazioni e le emozioni sono enormi, no? Anche perché non me l'aspettavo veramente, è stata una sorpresa. Come ti senti da metà spagnolo aver vinto un premio che rappresenta l'Italia al massimo? Ma alla fine metà spagnolo no, io sono italiano, quindi per me le radici sono le radici. È chiaro che sono 20 anni che vivo in Spagna, però alla fine le radici e il cuore italiano. Complimenti. Grazie. In questi tre giorni credo di aver abbracciato e salutato uno per uno tutti voi. E questo mio abbraccio e saluto è stato fatto con sincerità e con grande affetto verso tutti voi, che siete la parte più importante di questa manifestazione. Voi colleghi pizzaioli, voi partner, voi amici di avventura che condividono con me questa esperienza associativa fatta di stima e di rispetto reciproco, che in questi ultimi tempi
difficilmente da trovare. Però visto l'orario non me lo concede, perché è anche lunga questa storia. Pensavo che facevamo prima di finire le competizioni. Magari ve la racconterò prossimamente, perché è giusto che voi sappiate la storia di questo fantastico ragazzo. Questo fantastico figlio che con me non era un rapporto di padre e figlio, ma era un rapporto di più. Condividevamo tutto io e lui. Però purtroppo il destino con lui si è accaduto in maniera crudele, in maniera che non si ha spiegazione e ancora oggi io non riesco a trovarvela. Forse un domani, chissà, qualcuno me la saprà raccontare. Formica, questo evento importantissimo, ormai giunto alla 21ª edizione, indissolubilmente legato a questa struttura, al Santa Caterina, ma quanto sono importanti eventi così anche per il fattore turistico? Sì, assolutamente, siamo strettamente legati con l'organizzazione di questo evento che ormai alla 21ª edizione ci vede coprotagonisti ad ospitare questa kermesse che ormai è diventata di natura mondiale, con ospiti che arrivano da varie parti del mondo. Diciamo che è importante a livello turistico perché innanzitutto il fattore della destagionalizzazione. Siamo ad ottobre inoltrato e gli ospiti in questi giorni hanno potuto anche ammirare le bellezze del nostro mare, del nostro territorio, ma soprattutto ci permette anche di avere la visibilità, perché ormai con il fenomeno dei social la partecipazione a questi eventi fa sì che in maniera virale si parli di Scalea, della Riviera dei Cedri, di tutte quelle che possono essere le attività legate anche al mondo del piccante, del peperoncino, ricordando appunto a quello che è l'evento che ormai è divenuto un punto fisso della nostra costa, della nostra riviera, che è il Festival del Peperoncino. Questa è solo una delle occasioni per amplificare il lavoro che poi lei svolge tutto l'anno di promozione del territorio e di incentivazione del nostro turismo. Sì, diciamo che con il nostro consorzio, di cui mi onoro essere il presidente, il consorzio Ecotour, è proprio la nostra base su cui abbiamo messo i nostri pilastri, sono proprio quelli di promuovere il territorio all'interno di quelli che sono degli eventi, delle manifestazioni fieristiche. Siamo appena rientrati da Rimini, dove abbiamo avuto modo di presentare quella che è l'offerta del turismo, e ci siamo soffermati soprattutto a presentare l'offerta del turismo, del cicloturismo, quindi quello che è stato la punta di diamante, è stata la tappa del Giro d'Italia, e da lì noi siamo partiti per promuovere il territorio, la destinazione Riviera dei Cedri come destinazione cicloturistica, appunto con questi percorsi che partono dai borghi marinari e vanno nell'entroterra verso il Parco Nazionale del Pollino, e anche quello che è il discorso al contrario, quindi partendo da quelli che sono i borghi dell'entroterra come Orso Marzo, come Papa Sidaro, come Aieta, come Buonvicino, per arrivare a tutte quelle che sono le bellezze della nostra costa. Diciamo che questo binomio Riviera dei Cedri, quindi mare, e Parco Nazionale del Pollino, montagna, fa sì che vede che la nostra costa, il nostro territorio, essere una offerta a tutto tondo, e riusciamo in maniera trasversale ad andare a intercettare tutti quelli che possono essere dei vari segmenti di mercato, dal turismo sportivo, dal turismo balneare, dal turismo montano ed anche da quello che è il turismo ecosostenibile, proprio sponsorizzando e promuovendo anche l'arrivo nella nostra terra mediante l'utilizzo del treno. Quindi approfittiamo anche di questa occasione per ricordare l'importante premio che ha ricevuto proprio la tappa di Scalea, grazie anche al lavoro sinergico suo e di altri due stacanovisti appassionati di questo territorio come Angelo Napolitano e Umberto Labozzetta, che salutiamo, e quindi una grande soddisfazione per Scalea, che d'inverno e d'estate riesce a essere una meta attrattiva.
Sì, assolutamente, alla base c'è questo lavoro di squadra. Il lavoro di squadra è proprio stato l'arma vincente, e questo gruppo di lavoro dove oltre ad Umberto, grande professionista della comunicazione, e anche a Angelo Napolitano, che conosciamo bene, essere un professionista in quello che è il mondo turistico, dobbiamo unire anche quello che è stato il lavoro e il contributo avuto grazie ad Antonino De Lorenzo, ancora prima di essere sindaco oggi di Praia a Mare, come persona esperta e legata a quello che è il mondo del Giro d'Italia, perché ha dato il suo grande contributo alla gestione, alla regia e soprattutto ai contatti con RCS. Poi va da sé che dobbiamo ringraziare il Comune di Scalea per il contributo e anche alla Regione Calabria e al Parco Nazionale del Pollino, oltre a quelli che possono essere stati degli sponsor territoriali e locali, perché solo grazie al contributo di questi enti, di queste attività si è potuto portare a termine un lavoro che ancora oggi se ne sente parlare. Come ben dicevi, il Comune di Scalea, la tappa Riviera di Cedri, di Palmi Scalea, l'arrivo ha ricevuto, è stata insignita di un premio legato alla sostenibilità come comune virtuoso per quella che è stata la raccolta differenziata, insomma. Quindi questo ci inorgoglisce, anche perché il Giro d'Italia non è solo la tappa, ma il Giro d'Italia poi diventa un volano che permette ad un territorio di andare avanti, e a noi ci ha dato la spinta appunto a spingerci verso questo che è appunto il cicloturismo, di cui ne stiamo portando avanti. E anche dobbiamo ringraziare non per ultimo Terun, Rossano Bruno, con tutta la squadra Terun, perché anche anni fa, come Santa Caterina, lo siamo tuttora, sponsor appunto della squadra ciclistica, per quello che è stato l'organizzazione della Gran Fondo, una gara ciclistica che ha riscosso già dal primo appuntamento tanti appassionati e tanti sportivi. Diciamo che il nostro territorio permette di avere dei grandi risultati, e quando scende in campo, diciamo che onora sempre la maglia e porta a casa sempre un buon risultato. Grazie.